Bentrovati ad un nuovo appuntamento a Incontro Con. Quest'oggi nel salottino culturale di Telebelluno incontriamo due nostri concittadini che sono amici dell'Insolita Storia Pop Bar, un locale storico che si trova a Belluno e che da tempo dà vita a una particolare iniziativa di cui i nostri ospiti ci parleranno. Io saluto e ringrazio Roberto Mares, pubblicitario e grafico. Grazie. Bentrovato Mares, accompagnato dal giornalista e scrittore Ezio Franceschini. Bentrovato Franceschini. Buongiorno. Grazie per essere qui con noi per raccontarci quindi l'iniziativa. Io prendo in mano il volume che mi avete gentilmente portato. Questo è l'ultimo che è stato prodotto di una serie, diciamo così, targata Insolita Storia Pop Bar. Quindi partiamo proprio Franceschini col raccontare questa iniziativa. Beh, questa iniziativa è nata nel 2013 frequentando il bar di Giuliana e Romana, che sono le titolari dell'Insolita Storia, che hanno sempre avuto una grande apertura verso la cultura. E così chiacchierando tra una mostra e l'altra, anche di fotografia, di disegno, eccetera, abbiamo pensato, siccome io ho la passione della scrittura, faccio giornalista con la passione della scrittura, abbiamo pensato di stimolare. Diciamo così, i bellunesi a produrre dei racconti, a creare insomma dei racconti con una formula un po' particolare, nel senso del racconto breve. Infatti, il primo libro si intitola Storie minime, perché diciamo così, la regola è quella di rimanere dentro le 1.000 battute. Ecco, Quello questo è è il il primo volume che è primo, stato prodotto. e la copertina è di Giampaolo Perona, che è un fotografo nostro amico, anche lui, insomma. Ecco, forse riusciamo, grazie a Nicolò che ci segue in regia, a fare anche un primo piano della copertina, così la vediamo per bene. Ecco, con questo è stato il primo prodotto ed era a tema libero. Questi 1.000 caratteri ti danno la possibilità, anche chi non ha tempo, anche chi non è professionista, eccetera, di cimentarsi, diciamo, con la scrittura e di creare in 1.000 battute una storia secondo il tema che poi ogni anno, insomma, davamo ai nostri scrittori, che in pratica sono una quarantina, una cinquantina di scrittori. Quella la copertina è mia, e l'Angelo del Duomo in pratica raggruppa racconti ispirati da questa statua molto particolare che abbiamo qui sul campanile, che in pratica domina un po' tutta la città. Quindi un riferimento comunque alla realtà locale, ecco, al Sì. nostro territorio. E diciamo che il bar diventa dunque un luogo piacevole dove sorseggiare, magari un buon vino, una colazione, un qualche cosa, ma poi anche un luogo dove scambiare idee, dove dare così animo proprio al pensiero, alla mente. Sì, questa è sempre stata un po' la caratteristica del bar di Giuliana Romana, ma anche dal punto di vista musicale, non solo letterario, dal punto di vista artistico, fotografico. Infatti poi con gli anni questo libro, questa iniziativa è sfociata in varie collaborazioni, cioè collaborano a questa iniziativa. Appunto, qui abbiamo Roberto Mares, che è grafico pubblicitario, ma poi ci sono musicisti, c'è Adriano Barioli, un altro fotografo, c'è Alice da Ross che fa i disegni, c'è Hermes Viel che suona ogni volta, perché noi ogni volta facciamo poi la serata in cui vengono letti questi racconti. Infatti sono brevi, quindi possono venire letti tutti quanti dai lettori, e in quella serata particolare ci si incontra, ci si dà il libro e ci si leggono tutti i racconti. Ecco, diventa un'occasione piacevole di scambio. Abbiamo forse anche delle fotografie che ci testimoniano l'ultima occasione, l'ultima in ordine temporale di questa serata di presentazioni. E quindi coinvolgiamo Roberto Mares. Abbiamo fatto vedere un po' le copertine, le prime copertine. Adesso veniamo proprio a quella che ha curato a lei Mares. Che cosa ci rappresenta, ma soprattutto qual è il significato che ha voluto dare? Ma allora, la copertina è una citazione cinematografica del film tratto dal romanzo di Stephen King, It, dove c'è appunto questo mostro che vive nei tombini e che attira i bambini tramite un palloncino colorato, appunto un palloncino rosso. Però di volta in volta, cioè nel senso anche l'anno prima è stata fatta una copertina a tema,
Era solo la voglia di cercare di curare ancora meglio le edizioni di queste storie minime, perché secondo me hanno un grande valore culturale. Cioè, l'insolita storia è un luogo, non è un bar, è anche un bar, ma è un luogo dove le persone hanno la libertà di esprimere le loro passioni, anche non professionalmente. Perciò può capitare di arrivare e trovare una serata di musica popolare, come una serata di improvvisazione estrema di musica, come la serata di presentazione di fotografie o di quadri. E diciamo che Giuliana e Romana, il loro grandissimo pregio è quello di essere accoglienti, nel senso che spesso e volentieri le idee partono da loro, ma molto spesso accade anche che gli venga proposta magari un'iniziativa e loro non si preoccupano se porta più o meno attività al bar. Hanno proprio la voglia di di coinvolgere, di diventare un po' un piccolo centro culturale. Quindi perché un alla luogo, fine ecco, è un centro è culturale. Per nutrire quindi, diciamo, la propria persona, occasione di crescita, sì, diciamo così, sì, personale e professionale. Tra l'altro, soprattutto in questo momento, penso, Roberto, dopo le difficoltà che tutti abbiamo vissuto con il lockdown, con l'emergenza pandemica che comunque ha stravolto anche le abitudini sociali, ha annientato anche questo aspetto. Infatti questa edizione della sorpresa, in realtà i racconti sono del 2019, poi per ovvi motivi, per le chiusure dei locali pubblici, la pubblicazione è stata rimandata. Sembrava quasi che questa cosa non potesse andare più avanti, ma l'energia di Giuliana e Romana è travolgente, di conseguenza portano sempre a termine le loro iniziative. E quindi ecco la produzione. Tra l'altro io ricordo che anche Telebelluno è uno dei sostenitori di questa iniziativa e quindi raccontiamo, ecco, con piacere, insieme alle tante altre realtà che promuovono questo progetto. E Roberto, lei tra l'altro è anche uno degli autori di questi racconti che ha descritto proprio la sorpresa. Allora, che cosa ha voluto esprimere con questo suo racconto? Allora, quello che dicevo anche con Ezio prima, la cosa estremamente carina di questa iniziativa è che sì, che viene dato un tema fisso, in questo caso era la sorpresa, però all'interno del libro possiamo trovare veramente quasi tutti i generi letterari, e chi può piegare qualsiasi tema a seconda delle proprie sensibilità. Io ho fatto un giochino molto ironico sul tutto. Ho richiesto di mettere il mio racconto alla fine, dove svelo praticamente tutti i racconti li ho scritti io. La sera della presentazione ho detto: sarà meglio che mi tenga distante, e invece è esplosa una risata, perché comunque il clima è sempre quello comunque del gioco, nonostante magari si affrontino anche temi importanti, come è stato ad esempio il volume sulla prima guerra mondiale. Certo, che lo prendiamo subito, ecco, e coinvolgiamo quindi nuovamente Ezio Franceschini per quindi darci ancora qualche dettaglio su come mai, per esempio, avevate pensato anche al tema della guerra. Ma penso che fosse anche in relazione al centenario, che qualche anno fa, insomma, c'è stato il centenario della prima guerra mondiale, e qui, insomma, nel bellunese, sia la prima anche la seconda, soprattutto la prima, hanno lasciato un segno molto particolare, su cui hanno scritto anche varie persone, tipo Toni Sirena, o poi c'è il famoso Anne de la Femme. Insomma, il bellunese ha vissuto e patito molto. Certo, insomma, una pagina indelebile della nostra storia. E si è svolta proprio qui, cioè qua il fronte era qui, quindi è stato quasi, diciamo così, quasi spontaneo. Ecco, continuiamo questa bella carrellata, Ezio. Questo che cosa ci rappresenta? E lì un piccolo bestiario è in pratica l'invito a scrivere della commistione fra esseri umani e animali, come le trasformazioni che possono avvenire tra le persone e gli animali, la comunicazione fra le persone e gli animali,
è in pratica una carrellata di... Questo invece è come sarebbe andata se è un'idea, diciamo così, ha un nome che adesso non mi ricordo, comunque come sarebbe andata se sarebbe in pratica l'idea che se togli un mattoncino dall'accaduto non cambia solo quel mattoncino, ma cambia completamente tutta la situazione. Quindi richiama anche il concetto di equilibrio, se vogliamo, in qualche modo. Sì, richiama il concetto di equilibrio, richiama il concetto del fatto che le cose alla fine vanno secondo la necessità, vanno come devono andare, ed è un po' accademico il discorso del seno, però ci si cimenta con quello che potrebbe essere accaduto se una cosa fosse andata in una maniera piuttosto che in un'altra. Questo è molto significativo con la nostra meravigliosa Belluno. Quella è la foto di Barioli, credo. Adriano Barioli, vero? Sì. È la foto di Adriano Barioli, e storia dell'acqua. Beh, l'acqua per me, sì, ovviamente rappresenta un argomento molto, molto sensibile, perché ho scritto questo libro che si intitola H2O e che parla dello sfruttamento del mini idroelettrico nel bellunese. E Storia dell'acqua era un invito, in pratica, a parlare dell'acqua, che è la risorsa principale del bellunese, diciamo così, e che comporta tutta una serie di questioni economiche, politiche, territoriali, ambientali. Quindi una riflessione, ecco, su un tema sicuramente anche di grande attualità. Infine, l'ultimo è questo, Ezio. Sì. Lì abbiamo voluto in pratica accostare, diciamo così, il fatto di fare cucina, gli ingredienti, di utilizzare gli ingredienti, eccetera, come base per creare un racconto, e anche e soprattutto come luogo, perché la cucina è un luogo molto particolare della casa. La cucina si mangia, si cucina, si sta insieme, si fa colazione, si affronta il giorno. E quindi la cucina è un luogo denso di situazioni familiari, ma non solo familiari, e quindi insomma era stimolante come tema da far affrontare ai nostri scrittori. Ecco, quindi abbiamo visto una carrellata davvero ricca, variegata di proposte, di temi sui quali soffermarsi a riflettere. L'invito alla lettura: dove si possono trovare questi volumi? L'insolita storia, si possono trovare al bar, al pop bar L'insolita storia, sono lì e hanno un costo anche abbastanza minimo, mentre diciamo così, ha un prezzo agevolato per i 40-50 scrittori che lo hanno fatto. Lo facciamo anche per così, insomma, per amicizia, ecco, certo, diciamo questo. Certo. Roberto, dobbiamo aggiungere qualcosa che abbiamo tralasciato? Magari voleva concludere con una riflessione? Io sottolineerei di nuovo appunto la dinamicità e il fatto che questo posto è una piccola fucina di idee e di azioni artistiche e culturali. Consiglio di frequentarlo, di passarci ogni tanto, proprio per questo motivo. Per inebriarsi così, oltre che da quanto viene offerto, anche esatto, per la magia di questo posto. In centro, perlomeno in centro città, è difficile trovare altri posti dove si possa avere la libertà di esprimere la propria vena artistica. Allora, noi salutiamo e ringraziamo Giuliana e Romana dell'Insolita Storia Pop Bar, e ringraziamo i nostri ospiti Roberto ed Ezio per essere stati con noi. Grazie ancora. Grazie a voi per il sostegno, grazie. A tutti quanti voi, buona continuazione d'ascolto, arrivederci.